Ciao! Allora, benvenute come sempre nel mio bagno. Allora, oggi volevo provare con voi questa maschera della Dr. Jart che si chiama Clearing Solution Ultra Fine Microfiber Clearing Sleek Mask. Ok, allora, è questa qua, è un monodose, è una maschera intera in tessuto, ovviamente, e andiamo a leggere cosa dice. Dice di complesso corregge i difetti, corregge e pulisce la pelle soggetta a imperfezioni. Maschera in tessuto e microfibre ultra sottili. Costituito da microfibre morbide più sottili di un capello, questa maschera sprigiona sontuosamente degli ingredienti pulenti e idratanti, essenziali per il regime di cura della pelle innovativa e efficace. Secondo me la traduzione è un po' assurda. Comunque, modo d'applicazione. Detergere il viso e applicare il tonico. Staccare e gettare la pellicola, poi applicare la maschera sistemandola sul contorno occhi e labbra. Come sul contorno occhi e labbra? Sì, deve avere i buchi per gli occhi e per le labbra. Ok, lasciare agire. Quanto tempo? Dai 10 ai 20 minuti. Rimuovere la maschera e tamponare delicatamente il siero rimanente fino a completo assorbimento. Ok, la proviamo. Non capivo le maschere. Allora, questa a prezzo pieno viene 5,90 euro. Le maschere di tessuto io normalmente non sono una grande amante perché non riesco a fare niente. Io normalmente metto le maschere, quelle che vanno poi a risciacquarsi, e nel mentre faccio altre cose. Con queste in tessuto devo stare ferma, ma ho detto adesso vabbè, mi vado a rilassare un attimo, magari così sto con la testa indietro e la proviamo. Prima di tutto ciò, io mi devo andare a struccare per applicare la maschera, ma prima di andarmi a struccare, che se no tendo a farvi paura, direi di registrare anche la clip finale, così evito di spaventarvi più di Allora, tanto. Adesso direi di andarmi a struccare, però prima raccolgo i capelli. Ok, e poi mettiamo le mie meravigliose mollettine. Ok, e adesso ci andiamo a struccare. Quindi, cotonino, struccante. Stavo leggendo che dice di applicare il tonico, quindi vado a risciacquare una volta finito di struccare, risciacquo e applico il tonico come dicono loro. Faccio esattamente le cose che dicono loro. Vedete che dice che è una crema che va a una maschera che va a togliere le imperfezioni e non spaventatevi da struccata, ma sono nella fase pre-ciclo e quindi alla faccia che ne ho di imperfezioni. Comunque sia, ecco qua. Ok. Adesso andiamo a applicare il tonico. Io ovviamente uso un tonico senza alcol. No, anzi, uso l'acqua distillata alle rose direttamente. Ok, allora intanto che si asciuga, dice di asciugare. Oh, lo rileggiamo. Sistemandola, no, deteggere il viso e applicare il tonaco. Poi dice di staccare direttamente la pellicola. Adesso andiamo a vederla comunque. Quindi adesso io chiudo tutti i miei barattolini, così evito che mi casca qualcosa conoscendomi. E andiamo ad aprire la maschera. Ok. Mi ero presa le forbici, ma in questo caso non serve perché c'è l'apertura facilitata. Mi piace. C'è sempre un sacco di prodotto all'interno. Andiamo a mescolarla un po', magari ne assorbe un po' di più. Ok.
Adesso, effettivamente andava mescolata forse da chiusa, in modo che tutto il prodotto, perché c'è un sacco di prodotto dentro, ma andandola a mescolare si imbibisce di più la maschera in tessuto. Ok, pronti. Andiamo a prenderla fuori. Che comunque sia, dove faccio vedere dopo, adesso lo tengo bello dritto. Dice di togliere la pellicola. Ok, quindi la parte da mettere sarà quella con la pellicola. Ecco qui. Togliamo la pellicola e andiamo a posizionarla. È super, super, super imbevuta. Ma perché le fanno sempre così grandi? Allora, imbevuta e super imbevuta. Le fanno sempre talmente grandi che a me tendono sempre a cadere molto giù. Ok, contorno occhi è fatto, è fuori. Ok, allora sapete una cosa? Il prodotto in più, che ce n'è un pochino, appena appena, io lo prendo, ok, spalmiamo e... perché sicuramente non fa male. Ok. Anche qui ad esempio ne ho qualcuna, imperfezioni. E visto che iniziamo col periodo estivo, che comunque con le maglie col collo scoperto, meno imperfezioni ho e meglio è. Allora, adesso io mi sciacquo le mani. Un secondo. Mettiamo via tutte le cose. Ok. Ecco, vedete quello che odio io. Stare un pochino a testa in giù si sta già staccando, quindi devo stare proprio sdraiata. O con la testa indietro perché stia ferma. Quindi adesso la rimettiamo ferma e poi dopo ci rivediamo tra 20 minuti. Ok, e ci vediamo. Allora, assaggiamo un po'. Non è che mi aspettassi chissà proprio quale miracolo. Ma mi sembra che è tutto esattamente come prima. Non so se per il futuro magari tende a... magari mentre monto il video ve lo dico, però per adesso vedo esattamente tutto come prima. Anzi, ecco un pochino appiccicoso, quindi adesso vado a sciacquarmi, magari. Però, sì, tende un po' ad aver idratato veramente, però vedo le imperfezioni, anche i punti neri che ci sono ancora, le imperfezioni che ci sono ancora. Nessun miracolo evidente, ovviamente. Per adesso queste maschere della Dr. Jart, sinceramente. Vediamo. Tamponare delicatamente il siero rimanente fino a completo assorbimento. Sì, è un po' appiccicoso veramente, quindi assorbimento. Adesso vado a sciacquarmi.
Però sinceramente non ho visto questo grandissimo miracolo, ecco. Speravo, non potevo pensare di meglio, però anche i pori li vedo ancora evidenti. Comunque adesso ci sciacquiamo. Magari Anzi. mentre monto ed edito il video vi faccio sapere. Bilanciamento, luci, wow, sembro gialla. Comunque per adesso grandi, grandi segni evidenti non ne vedo, quindi vi terrò aggiornate sicuramente anche su questo. E niente. È una maschera che ci sta, però non ho visto miracoli, non ho visto miracoli, non ho visto neanche riscontri, sta guai soprattutto sulle imperfezioni che ci sono ancora e sui punti neri che ci sono ancora, quindi non ho capito cosa andava a combattere. Corregge, pulisce la pelle soggetta a imperfezioni. Ah, la va a pulire, più pulita? Per adesso non noto questa grande pulizia. Sarà che sono abituata alle maschere peel-off che proprio tolgono tutto. Quindi per adesso non ho notato questa grande pulizia. Vediamo con i giorni. Se per caso noto la differenza, ve lo scrivo sicuramente o ve lo dico in fase di editing mentre edito il video. Per il resto, per adesso è così. Che comunque sia, è una maschera che sento la pelle mo morbida, ecco. Morbida, quello sì. Va bene. Allora, per adesso Giotto Giart non è proprio il massimo, però sono maschere che 5,90 euro, sinceramente. Preferirei altre maschere, ad esempio quelle che si usano più volte, che 5,90 euro le uso più volte. Però sicuramente hanno degli attivi diversi e comunque basta. Per adesso è inutile che continui ad andare avanti perché non vedo differenze. Nessuna, se non che la pelle non mi tira, una volta anche lavata non mi tira, non sento l'esigenza di andare a mettere la crema idratante ed è questa la differenza principale, ma per il resto imperfezioni, punti neri, no, non vedo questa grandissima differenza ed vi aggiornerò Allora, magari in solo un caso di. piccolo aggiornamento, perché sono passate qualche ora e non mi si è lucidata, nonostante ci sia caldo fuori. Quindi, cioè, sento un qualcosa di differenza. Vedete, sono stata anche fuori un pochino perché sono rossina, ma non mi si è lucidata. Quindi davvero ha pulito. Non mi si è lucidata, non mi è comparsa in più. Quindi qualcosa è cambiato. Quindi per adesso direi, ci allora, siamo. Quindi abbiamo provato la maschera. Questa qui, la Clearing Solution della Dr. Jart. Di cui parlano bene e io ero curiosissima di provarla. Fatemi sapere se vi è incuriosito questo prodotto, se ne avete provate, se vi sono stata utile e soprattutto se volete altre tipologie di video, in questo caso dove siete nel mio bagno e testiamo insieme dei prodotti. Queste maschere vengono 5,90 euro l'una, ma comunque sia la Sephora con gli sconti, queste sono scontabili, quindi nel caso vi consiglio di acquistarla con lo Ciao, sconto. ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!